come ho salvato i miei capelli dalla secchezza post sebo permanente e dal disastro che si era verificato successivamente, ve lo dico subito. Circa 2 mesi fa ho avuto la malaugurata idea di farmi il sebo permanente sui capelli. Il colore che avevo fatto era un bellissimo viola, all'incirca di questa tonalità. Forse qui lo vedete un pochino più blu, però è viola. I primi giorni tranquillamente bello, bellissimo, quando vabbè li lavavo, scaricavo ancora il colore, però era tutto previsto. Con il passare del tempo, dei giorni, ho iniziato a notare una secchezza abnorme. Le punte erano diventate intrattabili, erano secche, sfibrate, neanche li avessi bruciati, neanche li avessi tenuti sul ferro per ore. Fatto sta che le alternative erano due: o andavo a tagliare i capelli o attuavo misure di recupero capelli eccezionali. Pensa, che cosa ho pensato di fare? Ho comprato l'Olaplex. L'Olaplex ormai molti lo conoscono, è una sorta di ricostituente per i capelli che va a ricostruire il fusto del capello, nutrendolo e rinvigorendolo. Iniziando ad applicare con una frequenza abbastanza intensa, ho iniziato a vedere i primi risultati. Se sentite qualche botto, l'anello. Per la prima settimana l'ho applicato 3 volte, quindi prima di lavarmi i capelli li bagnavo e applicavo l'Olaplex per circa un quarto d'ora, 20 minuti, e poi li andavo a sciacquare tranquillamente, li lavavo, balsamo, tranquillamente. L'effetto è stato immediatamente abbastanza notevole, i capelli si sono ripresi velocemente, hanno ricominciato ad essere i miei capelli, perché io non ho mai avuto capelli disastrati da quel punto di vista della consistenza, perché essendo molto grossi solitamente resistono anche ai trattamenti più intensi. Però c'era ancora qualcosa che non mi dava la piena soddisfazione. Certo, l'Olaplex è stato miracoloso da quel punto di vista, perché come ho detto l'alternativa era tagliarli. Quindi sono andata al supermercato e ho ricordato di un video che fece, penso pochi giorni prima, che aveva fatto pochi giorni prima Annalisa Superstar, in cui parlava delle ampolle della Pantene, queste qui, le ampolle miracolose, ne aveva parlato benissimo. Quindi sono andata al supermercato, l'ho trovato, ho detto vabbè, proviamole, vediamo di associarle all'Olaplex, e devo dire che è stata la combo miracolosa. Fin dal primo giorno in cui ho fatto l'impacco con l'Olaplex e poi ho applicato sotto la doccia le ampolle, quando sono uscita dalla doccia, ma anche già sotto, mentre andavo comunque a continuare la mia routine, i capelli sono rinati. Cioè, io adesso ho qualche doppia punta, ovviamente, perché comunque utilizzando anche il ferro ogni tanto, diciamo che qualche doppia punta c'è, però sono doppie punte non secche. Cioè, i miei capelli non sono più secchi, sono morbidi, sono più docili, sono più lavorabili anche col ferro, erano diventati intrattabili, cioè io non riuscivo più a metterli in piega e è stata praticamente la svolta. Il tutto continuando comunque ad utilizzare a proseguire nella mia routine normale, perché io comunque ho continuato ad utilizzare lo shampoo che utilizzavo sempre, il balsamo che utilizzavo sempre e la crema post doccia che utilizzavo sempre. In particolare lo shampoo che io utilizzo in questo momento è della Head & Shoulders, questo è lo shampoo antiforfora, antiprurito, che mi aiuta con la dermatite. Io utilizzo questo e il Clear Uomo, solo questi due, perché sono gli unici due che mi aiutano a tenere sotto controllo la dermatite, soprattutto nella versione antiprurito. Il balsamo è un balsamo semplicissimo della Splendor al Cocco, che io applico prima delle ampolle, lo applico, lo sciacquo e poi metto le ampolle. E poi la crema post trattamento della Douglas è questa qui, l'XL Large, la crema, anzi questa è una crema 4 in 1, quindi non è nemmeno specifica solo per i capelli, che ormai utilizzo da tantissimi anni. Questa combinazione complessiva mi ha aiutato a riprendere i capelli, che sono tornati adesso come mi piacciono,
e appunto sono i miei capelli, sono i capelli che io ho sempre voluto e che ho sempre avuto. L'unica nota negativa per quanto riguarda il semi permanente, anzi altra nota negativa, è il fatto che sta scolorendo, sta scaricando in una maniera allucinante, cioè nel senso qui il semi permanente è quello della Star Glazer, qui non so se si vede, sono viola, qui sono diventati verdi, non so perché ha scaricato in questa maniera assurda. Di qua stessa cosa, tra l'altro beh, di qua l'ho fatta anche di meno rispetto a qua, mi ha fatto un pochino di macelli quando l'ho applicata, e sta praticamente scaricando in questa maniera oscena. Tra l'altro non posso nemmeno rifare la tinta perché appunto avendo ancora questi colori ho paura di fare colorazioni, che escano fuori colorazioni strane, faccio una rivescita che pareva praticamente qui, e vabbè, però questo è un altro discorso. Se non avessi scoperto questa combo, l'avrei dovuta tagliare almeno di questa lunghezza, cioè io tutta questa parte qua sotto l'avrei dovuta tagliare, quindi cioè questa lunghezza ciao. E quindi adesso con questa combo finalmente sono riuscita a salvarli. Quindi tentate, magari provate, vi metto qua sotto il link di Amazon dove potete magari andare a prendere l'Olaplex. Non è un prodotto economicissimo perché comunque questi sono 100 ml e costano sui 20-25 euro, però ne basta una quantità minima. Io considerate che sto a metà boccetta, sto all'incirca qui, e ho fatto almeno 5-6 applicazioni perché comunque la metto solo sulle lunghezze, e poi quello che mi rimane sulle mani vado a passare così, quindi ne serve pochissimo sul serio. E provate a salvare i capelli prima di andarli a tagliare, e poi io, se neanche loro riescono a fare niente, i capelli ricrescono, su questo non ci piove, però perché magari tagliarli quando c'è una possibilità di salvarli. Quindi detto questo, vi saluto, buoni capelli a tutti e un bacio, ciao!